Il concorrente pronuncia frasi offensive verso Aida. La fidanzata Nina Morik lo lascia, non lo riconosco. Luigi Mario Favoloso ha pronunciato delle parole volgari e oscene verso Aida Nizar, visibilmente imbarazzata nell'udire quello che l'imprenditore trentenne ha da dire. La donna di origine spagnola pare essere diventata la vittima prediletta degli altri concorrenti. Una volta riportate sui social le frasi di Favoloso hanno fatto il giro del web, suscitando lo sdegno degli utenti. Come già capitato con altri inquilini della casa, sono stati chiesti dei provvedimenti disciplinari nei confronti del giovane. Favoloso ha già fatto parlare di sé per un'intesa particolare nata con Patrizia Bonelli. Il suo comportamento ha avuto però delle ripercussioni al di fuori della trasmissione televisiva. Nina Morik lascia Favoloso. Il giovane napoletano è fidanzato con Nina Morik da 4 anni. La modella e showgirl, disgustata dal comportamento del compagno, ha deciso di rompere la relazione. Non lo riconosco, punto, gli auguro ogni bene, ma lontano da me. I suoi followers sui social hanno più volte chiesto a Nina di esprimersi circa il comportamento del fidanzato. Nina Morik, in un post comparso sulla sua pagina Facebook il 25 aprile, sembra prendere le distanze dalla vicenda. Ribadisce di non essere intenzionata a partecipare ad alcun programma incentrato su questioni private e personali. Ciò ad ulteriore conferma della mia decisione, già espressa più volte in passato, di allontanarmi dal mondo del gossip. La modella scrive di avere altre priorità e che non ha intenzione di fornire spiegazioni o chiarimenti riguardo a questioni che ormai le interessano solo in misura marginale. Spero che questo chiarisca in via definitiva la mia posizione e che cessi, d'ora in avanti, il flusso costante di domande, ha concluso Nina Morik. Alla fine però, la modella ha perso la pazienza con Favoloso, dichiarandosi delusa più che arrabbiata. Nina ha comunicato la fine della loro storia tramite Instagram. Voglio soltanto rispondere a tutti quelli che mi chiedono se lo amo ancora. Sarei un ipocrita se dicessi che in 4 anni i miei sentimenti sono cambiati. Ma alla fine la ferita si cicatrizzerà. La vita continua. Nina aggiunge di non avere alcuna intenzione di entrare nella casa del GF, nel caso in cui la produzione le proponga un incontro di chiarimento di Luigi, e conclude: gli auguro ogni bene lontano da me, senza alcun rancore. Ora voglio pensare solo a me stessa e alla mia felicità. Nei giorni scorsi, il napoletano ha detto che la storia con Nina è in crisi. Lei nega e ha scritto su Instagram: quando se n'è andato mi ha detto che mi ama da morire, che senza di me non può vivere, si commenta da solo. Sto guardando una persona che non conosco. Non so chi sia. Luigi Favoloso è nato il 1° grado gennaio del 1988 a Torre del Greco. Ha passato buona parte della vita in Svezia ed è titolare di un'azienda import-export che commercializza tessuti. Deve la sua fama alla relazione sentimentale con Nina Morik, che dura da 4 anni. Dopo l'inizio della storia con la modella croata, il suo seguito sui social network è cresciuto notevolmente. È stato inoltre candidato nella lista di Casa Pound alle recenti elezioni politiche.